Salve cari amici, tutto bene, qui è Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi parlo di Boy Max Immortal, quarto volume, anche se qui c'è segnato 3 perché comunque il primo è il numero 0, The One è il numero 0, terzo volume della King Hell Heroica di Rick Veitch, che va a rivoluzionare il mondo del fumetto americano, ci va a parlare del mondo del fumetto americano con una miniserie in 2 capitoli. Si parla di 140 pagine circa, il prezzo di copertina è di 16,90 euro, per un volume che mi ha lasciato un po' di perplessità sinceramente, ma di questo ve ne parlo dopo la sigla. Innanzitutto ho apprezzato il fatto che anche la seconda e la terza di copertina abbiano delle immagini varie, pin-up, illustrazioni e quant'altro d'opera di Rick Veitch, che vadano quindi ad approfondire. Mi è piaciuto anche che prima dei, diciamo, dei 2 capitoli speciali della storia ci sia un riassunto di Max Immortal, perché questa storia avviene dopo, anche se il protagonista è un giovane Max Immortal, è un, per l'appunto, boy Max Immortal. E gli eventi procedono in duplice maniere fondamentalmente. Da un lato c'è la volontà di raccontare la storia di un giovane pseudo Clark Kent, un giovane pseudo Superman che vive isolato insieme al padre, che è il Joe Shuster o Jerry Spiegel, non mi ricordo già più chi dei due, che avevamo visto proprio in Max Immortal, che si sono rifugiati in questo paesino lontano dove hanno aperto un negozio di fumetti. Siamo negli anni 60, il fumetto americano è in profonda crisi per via del codec, del codex censorio, che stava limitando un po' le vene creative, stava limitando tutto quanto, ma un misterioso autore sta riportando in auge proprio Max Immortal come fumetto. In parallelo vediamo la vita di quello che a sto punto credo sia Jack Kirby, che diventa un po' quello che era in Max Immortal, la vita di Joe Shuster e Jerry Siegel. Fondamentalmente è un fumetto che vuole andare a denunciare fondamentalmente come Jack Kirby è stato trattato da Stan Lee, presumo, e di come abbia fatto un po' da sponda tra Marvel, DC e Marvel, in una maniera che però, forse non conoscendo la sua carriera, la sua vita privata e personale, mi rimane un po' molto vaga, un po' molto aleatoria. In tutto questo c'è anche un po' di mistero, un po' di suspense, un po' di giochi di potere strani che fanno da dietro le quinte del mondo dell'editoria supereroistica americana degli anni 60. E probabilmente se il volume di Max Immortal l'avevo apprezzato anche soprattutto perché all'apparenza voleva raccontarci la storia di un supereroe, ma in realtà la cosa che ci voleva raccontare principalmente era la vicenda di Jerry Siegel e Joe Shuster, qui ho decisamente perso il punto. Ho capito che tutta la sottotrama di proprio del Max Immortal, del Boy Max Immortal, era modo per parlare di nuova era del fumetto, della Silver Age comunque del fumetto, degli anni 60, quindi la nuova ondata di fumetti, in questo caso incarnato da un giovane Max Immortal. E ho capito che in sottofondo ci volevano raccontare la vita di qualcuno, ma poi sembra che il fumetto non finisca, il finale è ambiguo, aperto, confuso, non si capisce se sia un finale o meno e soprattutto non porta a compimento nessuna storia. E la cosa che mi ha dato più fastidio fondamentalmente è che c'è tutta un'intera sequenza a un certo punto lunghissima, interminabile, del Boy Max Immortal prima con la cowgirl che vediamo qua, poi con un'altra donna
che fanno robe strane, infinite, piene di cose assurde, veramente al limite dell'assurdo, vietato ai minori di 18, quindi lo anticipiamo, però finisce per essere un po' troppo inconcludente, per quel che mi riguarda, rispetto alle due opere antecedenti, Brat Pack e Max Immortal, dove si capiva dove si voleva poi effettivamente andare a parare. E all'interno del volume ci sono anche una serie di brevi, una sui pinguini, deliziosa, molto molto carina, molto naturalistica in realtà, una su due che sono nel letto e si parlano e probabilmente stanno facendo altro mentre parlano, ma va bene così, però parlano, quel che ci interessa è che parlino, e quel che dicono, e altre due o tre racconti brevi che non ho ben capito in realtà da dove arrivino e più o meno cosa ci volessero raccontare. Uno è un rebus dove tutti parlano, c'è anche un mezzo demone e quant'altro, parlano non per parole ma per immagini, e non lo so, non mi ci sono messo a cercare di capire troppo perché magari sono giochi di parole inglese, quindi non mi ci sono troppo messo. C'è un editoriale finale ad opera proprio di Eric Veitch che ci parla un po' del fatto che ha cominciato a fare autoproduzioni e quant'altro, e comunque un editoriale scritto da lui nel 2017. In particolare ci sarà Rabbit Fins numero 22 che uscirà prossimamente proprio per l'editoriale Cosmo, in teoria questo stesso mese, quindi probabilmente arriverà a breve, me lo auguro. E poi c'è un King e l'Eroica, una guida alla lettura, cosa che dimostra che Rick Veitch volesse parlare, volesse raccontare alcuni eventi tramite una serie di libri. Diciamo che nella sua idea The Max Immortal e Brat Pack fanno parte di tutto quanto di un maxi unico universo, e che fondamentalmente in un insieme di 5 libri avrebbe approfondito questi universi e avrebbe chiuso un attimo il cerchio. La storia ovviamente inizia con The Max Immortal, che sarebbe il libro 1, e si chiuderebbe con il libro 5, che sarebbe un insieme di speciali che vanno a chiudere un po' tutto quanto rimasto in sospeso da quello che è il libro 4, che è Brat Pack. Ok, quindi questo non ho capito dove si andrebbe a collocare nell'ottica, e presumo che sia tra il, in parte il 2 e in parte il 3, non mi è del tutto ben chiaro, e soprattutto non mi è chiaro se Rick Veitch abbia continuato fondamentalmente o se la roba sia sì, ho questi pensieri per la mente, punto, perché non è mai riuscito a concretizzarlo. E quindi boh, non mi sento di consigliare questo Boy Max Immortal se non per chi voglia proprio concludere la collezione. Uno dice ce li ho tutti, voglio avere anche questo. Discorso diverso se invece gli altri volumi vedranno mai effettivamente la luce, perché in tal caso può valer la pena prendere questo, prendere i prossimi, per farsi un quadro complessivo dell'idea che Rick Veitch ha del fumetto supereroistico, a partire per l'appunto dal 39 ai giorni nostri. Ma è chiaro che sia Brat Pack che Max Immortal che The One avevano altre ambizioni, ambizioni molto diverse rispetto a questo Boy Max Immortal, un obiettivo forse più mirato, poi a lui è venuto in mente di creare un'infrastruttura più vasta, più larga, ma effettivamente ciò che aveva da raccontare, le cose che voleva davvero raccontare, le ha già raccontate. Questo è un po' quello che avevo da dire per voi per oggi. Aspetto nello spazio commenti per sentire il vostro giudizio e il vostro parere. Avete preso questo Boy Max Immortal? Siete d'accordo col mio punto di vista? Non lo siete? Concordate, non concordate? Come al solito vi invito a discuterne qui sotto con me nello spazio commenti. Sono molto curioso in questo caso di sapere cosa ci avete trovato, cosa ci avete visto di in questo racconto, se vi è piaciuto o meno, e magari insomma assimilare anche altri pensieri di altri utenti che magari hanno visto e letto tutt'altro rispetto a quello che già ho visto io. Però per l'appunto proprio il canale è nato principalmente per discutere e parlare,
quindi di avere punti di vista differenti dai propri, che è la roba più bella di tutte all'interno di un confronto tra persone. E niente, detto questo, vi aspetto nello spazio commenti. Da Francesco e dalla soffitta di camera mia è davvero tutto. Noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!